Buongiorno a tutti e buon giovedì 7 maggio. Dopo la messa da Santa Marta di Papa Francesco, iniziamo la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, a partire dal Piccolo, come facciamo sempre. Allora, il Piccolo oggi apre: commercio, 23.000 in bilico, un miraggio, l'assegno di cassa. Quindi una questione economica essenzialmente. La situazione economica e occupazionale post-lockdown in Friuli, Venezia e Giulia. Uno studio in regione: la crisi Covid-19 potrebbe aver già fatto strage di negozi e attività che non riusciranno più a riaprire. Drammatica l'attesa per 22.000 già in cassa integrazione, che non ricevono né paga né indennità, finora meno di 1.000 pratiche a buon fine. Quindi una crisi da 2,2 miliardi di euro che mette a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese, dalle 6.000 alle 9.000, che potrebbe cancellare 23.000 posti di lavoro. Sono questi drammatici numeri che inquadrano il difficilissimo momento che sta attraversando il terziario del Friuli Venezia Giulia. Strage di negozi e attività, un miraggio resta l'assegno di cassa integrazione. Sono 22.000 le persone già in cassa integrazione che non ricevono né paga né indennità. Allora, migranti e colf, il governo litiga, vertice fra Conte e ribelli renziani. Ancora il virus, il direttore della Sissa, Ruffo: siamo nella fase 2 senza una vera strategia, poco dialogo con la regione. In Italia e Friuli Venezia Giulia la preparazione alla fase post-lockdown è stata insufficiente. Abbiamo ricevuto solo una serie di raccomandazioni, ma dalle autorità non è stato proposto alcun piano reale ed efficiente da attuare. Non usa mezzi termini Stefano Ruffo, direttore della Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati di Trieste, per evidenziare il problema principale di questa fase 2. Poi la notizia: 4 pazienti positivi alla pineta del Carso. Il SARS-CoV-2 ha infettato anche la pineta del Carso. Sono 4 i contagi accertati ieri nella casa di cura di Aurisina, confermati nel corso del pomeriggio dalla direzione generale. A ciò si aggiunge un altro caso, al momento solo sospetto, riscontrato tra il personale sanitario, quello di un medico. L'emergenza è circoscritta al reparto di riabilitazione pneumologica e cardiologica. Poi a Trieste, boom delle offerte di case e alloggi in nuda proprietà, si parla del mercato immobiliare. Questa è la prima pagina del Piccolo. Andiamo a vedere quella del Messaggero Veneto. Eccola qui: Asse Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia, riaprire i negozi lunedì. Questa è l'indicazione. L'appello di Confcommercio: uno scenario da incubo se non torniamo subito a lavorare. L'ennesimo round nel braccio di ferro tra governo e alcune regioni è fissato per questo pomeriggio, quando Massimiliano Fedriga, assieme agli altri presidenti, incontrerà nuovamente via teleconferenza il ministro Francesco Boccia per capire come Roma è intenzionata a gestire concretamente questa fase 2 a livello locale. La novità è che ieri prima il ministro e poi il premier hanno aperto sostanzialmente alla possibilità che i governatori decidano su scala locale una serie di aperture anticipate. Intanto Confcommercio lancia un nuovo appello: fateci ripartire. Questo è l'appello, appunto, sempre di carattere economico. Viene evidenziata molto l'economia sulle pagine dei quotidiani locali. Il virus aggredisce meno le donne, parla l'infettivologo, gli ormoni le proteggono. Non è ancora certo se sia per questioni di ormoni, di stile di vita o di genere, sta di fatto che le donne paiono più forti degli uomini contro il coronavirus. Quando vengono colpite muoiono in numero minore e rispondono meglio alle terapie. Lettere al Premier, dall'estetista ai mosaicisti: caro Conte, devi ascoltarci. Qui c'è in centropagina una foto suggestiva, anche se un po' così quasi inquietante: ombrelloni distanti, autocertificazione, una questione di metri, quelli che dovranno separare un ombrellone dall'altro quando la stagione balneare riuscirà a partire. In questa foto c'è un esperimento di distanziamento fatto in Puglia. Più gente per strada, ma gli auto autobus viaggiano mezzi vuoti. Questo succede a Udine in particolare. E poi il lutto degli alpini per il generale Giuseppe Niemitz. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. Eccolo qui, la prima pagina: riaperture, Conte accelera.
Possibile anticipo per bar, ristoranti e parrucchieri. Per la prima volta i guariti superano i malati, ma salgono le vittime. Governo diviso sugli aiuti economici, trattativa sulla regolarizzazione dei migranti. Ancora i ristoratori multati in piazza, così ci fate fallire. Qui c'è appunto la fotografia. Ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere, si uccide, temeva per i suoi operai. È successo a Napoli, un imprenditore. Quindi questa è la tragica notizia, una telefonata al commercialista per sapere quando sarebbero arrivati i soldi della cassa integrazione per i suoi dipendenti. L'idea che i ragazzi non avessero di che mangiare gli levava il sonno. Per 2 mesi li ha chiamati ogni giorno: avete da mangiare? Questo chiedeva. E poi: posso aiutarvi? A nulla è servita la riapertura dell'azienda. Schiacciato dalla crisi, Antonio Nogara, di 57 anni, di Napoli, si è tolto la vita. Mafiosi scarcerati, rischio di infiltrazioni, Bonafede, subito un provvedimento. Ci pensa da quando ha deciso il ribaltone al vertice del DAP. Voglio un cambio radicale, dice, bisogna evitare che escano altri boss, a provare a fare rientrare una parte di quelli già usciti. Per questo il ministro Alfonso Bonafede ha messo i suoi tecnici al lavoro per scrivere un nuovo decreto. Maturità, il colloquio, esame di un'ora in 4 fasi, un colloquio di un'ora diviso in 4 fasi, così sarà l'esame di maturità, quest'anno. Andiamo ancora a vedere la Repubblica, eccola qui, si parla ancora della questione dei boss, Bonafede ci ripensa, ma ora c'è il rischio fuga. Il guardasigilli annuncia un decreto, li riporto in cella. Conte media con Renzi per evitare la sfiducia. Niente intesa sugli immigrati. Mascherine, il governo contro i distributori. Avete mentito sulle quantità. Ancora il punto, un ministro sbagliato, il punto di Stefano Folli, poi il reportage, quanto conta per un padrino tornare nel suo feudo. Ancora sempre l'imprenditore che si uccide per paura di ripartire a Napoli dopo 3 mesi di chiusura, non ce la faccio a ripartire. E poi via il campionato tedesco, un segnale per tutti gli altri. Merkel si prende anche l'Europa del calcio. Allora, ora ci fermiamo. Fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Fra poco avremo ospite in videochiamata il consigliere comunale della lista di piazza Roberto Cason. A fra poco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno, il bentornato qui in videochiamata a Roberto Cason, consigliere comunale della lista di piazza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, a te, a tutti i telespettatori. Allora, grazie per questo collegamento. Allora, in questa fase 2, Cason, ci si concentra molto sulla ripartenza anche economica, no? Del lavoro. E oggi sono pubblicate sui principali quotidiani notizie anche preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda la nostra regione, questa analisi, questi 23.000 posti di lavoro a rischio, davvero, davvero tantissimi. E così, questa è la situazione per quanto riguarda le attività produttive sia della nostra regione che poi della nostra città, che ne è uno specchio, no? In qualche Sì. modo. Allora, innanzitutto io non vorrei essere troppo pessimista. Io ho letto l'articolo oggi nel nostro quotidiano. I dati sono reali, nel senso che sono state presentate circa 8.100 domande in regione per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, quella di competenza regionale, che si applica normalmente alle aziende fino a 5 dipendenti, quelle del commercio, essenzialmente ristorazione, piccoli alberghi, quindi piccole strutture turistico-ricettive, e quindi l'80% alla fin fine del nostro tessuto economico. Sì. Non è un dato irrilevante, anzi, è un dato veramente molto, molto importante da non sottovalutare, assieme comunque ad altre categorie che ricordo sono chiuse, come quelle dei parrucchieri. Quindi abbiamo Esatto. tutta una serie di attività in questo momento sospese, bar, ristoranti, anche se stanno lavorando un pochino con il take away, no? Cosiddetto, quindi per Sì. asporto a domicilio, i parrucchieri e altre categorie che oggi ancora non possono alzare la saracinesca.
E i dati, sì, effettivamente sono importanti, i dati sono in qualche modo da valutare perché si tratta di 25.000 circa dipendenti in regione in cassa integrazione in deroga. Infatti. La cassa integrazione in deroga viene pagata direttamente dall'INPS, cioè non è prevista l'anticipazione, diversamente dagli altri settori, ad esempio l'industria, da parte del datore di lavoro e quindi i dipendenti, gioco forza, devono attendere il pagamento sul loro conto corrente direttamente dall'INPS, non c'è niente da fare. Esistono degli strumenti finanziari, i famosi 1.400 euro che possono Ecco. anticipare le banche, no? Ad esempio a fronte della cassa integrazione che deve ricevere un dipendente normalmente, però i tempi, dicono, mi dicono, sono lunghi. È vero, Sarebbero questa è una segnalazione che ci viene fatta più volte da persone che aspettano la cassa integrazione, sia persone appunto dipendenti, sia anche proprio i piccoli imprenditori che devono Sì. poi anticiparla, no? Era quello di cui stava parlando lei, Esatto, noi giusto? abbiamo da una parte il piccolo imprenditore che ha chiesto nei giorni scorsi, con grave ritardo secondo me anche da parte delle banche, perché lo Stato comunque ha emanato un decreto, no? Il decreto 18 nel mese di marzo, però nel mese di aprile nulla, perché lo aspettavamo e ancora non è uscito il nuovo decreto che prorogherebbe anche le casse integrazioni, perché ricordo che sono finite le 9 settimane. Le 9 settimane Vero. previste ormai sono finite, verranno probabilmente rinnovate. Il problema è che i dipendenti, attendendo questa la cassa integrazione ancora riferita al mese di marzo, non hanno ricevuto i soldi, ma per diversi motivi. Ad esempio perché alcuni datori, non molti, ma alcuni, non si sono attivati per tempo e hanno presentato la domanda tramite i loro consulenti naturalmente anche durante il mese di aprile, cioè anche per quanto riguarda marzo, la fine di aprile addirittura, quando io ricordo che la cassa integrazione in deroga si poteva presentare dal 27 di marzo. La regione si è Esatto. attivata veramente in tempi veloci, in tempi brevi, dal momento in cui il governo ha stanziato i fondi naturalmente, no? Sulla base delle ripartizioni regionali. Allora, il problema è essenzialmente tecnico e prevede dei tempi, è la solita burocrazia, che devo dire in questo momento è molto più accelerata perché siamo di fronte ad un vero e proprio problema sociale. La regione lo sa, l'assessore al lavoro lo sa perfettamente questo, in questo momento c'è una task force di 40 addetti per quanto riguarda la decretazione delle casse integrazioni in deroga in regione e da parte dell'INPS anche a Trieste c'è una squadra che sta lavorando molto bene. Parliamo chiaramente di cioè 8.000 domande pervenute, tutte in una volta, però succede che a volte alcuni, come dicevo prima, datori di lavoro non hanno comunicato, magari non avendo comunicato ancora i codici IBAN dei dipendenti, perché questo si fa dopo l'approvazione da parte dell'INPS e quindi dopo la decretazione da parte della regione, chiaramente l'INPS non può pagare, perché se non riceve Chiaro. il cosiddetto, si chiama, ma giusto per farlo presente a tutti, modello SR41, SR41 con l'IBAN del dipendente, l'INPS non paga praticamente, non paga. Poi c'è un altro problema, anche nei rapporti tra dipendenti e datori di lavoro, che non c'è molta trasparenza, non ci sarebbe tanta trasparenza, perché i dipendenti non sanno quale cassa integrazione è stata attivata nei loro confronti, non sanno quando è stata presentata e non sanno quando è stato presentato il famoso modello SR41 con il loro codice IBAN. E i dipendenti aspettano, aspettano. Quindi io anche invito sempre i datori di lavoro ad essere un pochino più sensibili nei confronti dei propri dipendenti e di tranquillizzarli dicendo abbiamo spedito la domanda quel giorno, cioè delle brevi comunicazioni, dei brevi messaggi magari per tranquillizzare questi dipendenti, perché io Proprio di ricevo tantissimi informazione, messaggi no? ogni giorno da tantissimi amici, conoscenti, Sì. dipendenti che non sanno nulla per quanto riguarda i tempi sulla base della domanda presentata, se è stata presentata, non sanno nemmeno se è stata presentata dal datore di lavoro. Ecco, Quindi quindi proprio un l'inghippo po' più. potrebbe essere anche una mancanza di comunicazione, no? Tra proprio dipendente e datore di lavoro e magari si scaglia insomma, contro Sì. l'INPS, il governo, eccetera, perché questi soldi non arrivano, però magari c'è proprio un problema di questo tipo. Esatto. E quindi bisogna anche mettersi nei panni comunque di alcuni datori di lavoro che in questo Certo. momento stanno soffrendo la crisi con le attività chiuse, quindi sono veramente nella Infatti. confusione più totale. Non sanno nemmeno loro come comportarsi. Abbiamo visto anche
un primo caso, no, a Napoli di Ci ha impressionato molto che leggerlo sul si tolgono la giornale, vita, infatti, magari un davvero. caso circoscritto, chiaramente questo, ecco, è molto preoccupato perché ci sono anche persone molto sensibili sicuramente nei confronti dei loro dipendenti che li vedono un po' come i figli, no? Come i loro figli se sono nati assieme, no? Con l'impresa, eccetera. Certo. Però diciamo, io vorrei non essere così allarmista come qualcuno, essere un po' più ottimista e dire sì, è vero, i tempi sono un po' lunghi, le banche devono darsi da fare sicuramente, devono accelerare i tempi, assolutamente, questo è Ecco, questo è fondamentale, essenziale. Lo dicono da più parti, da diverse categorie, e posso no? assicurare che Economiche. comunque stanno ricevendo tutti i soldi, stanno ricevendo, perché ad esempio gli imprenditori che hanno chiesto i 600 euro di bonus, io li ho visti proprio con i miei occhi, l'80%, 90% sono stati accreditati sui propri conti correnti, quindi il bonus promesso, devo dire, è stato accreditato. Le banche invece non stanno facendo secondo me il loro dovere, non erano pronte, c'è l'ABI che sta rilasciando circolari ogni giorno, quindi confusione completa. Ogni banca adotta poi non metodi standard, ma metodi distinti, quindi non Ognuno si per capisce sé. bene la banca quali documenti vuole, chiede, perché non sono tutte uguali purtroppo. E dall'altra parte però devo dire che la regione sta lavorando molto bene e l'INPS, devo dire, partendo male, perché è partito molto male l'INPS, ricordiamo, con il Certo, con il sito che click loro dicevano dei. hackerato e comunque non funzionava, abbiamo provato anche noi assolutamente, cioè non c'era verso di entrare su questo sito dell'INPS, non si potevano presentare nemmeno le domande di cassa integrazione, devo dire che invece si è sbloccata la situazione e stanno pian pianino mettendosi in carreggiata. Quindi i soldi secondo me li riceveranno tutti, però tutti gli attori devono attivarsi, quindi datori di lavoro, i dipendenti devono fornire, ma li avranno già forniti i codici IBAN chiaramente, cioè ci deve essere la collaborazione da parte di tutti affinché il sistema funzioni. E devo dire che pian pianino insomma si sta funzionando, stiamo tutti attendendo con ansia, devo dire, il decreto di aprile che ormai sarà datato maggio, no? Con Ormai le sarà il proposte. decreto maggio, infatti. È Quello che si chiede in questo momento sono soldi, non questo. finanziamenti, non debiti su debiti, si chiedono contributi a C'è fondo stata molta perduto. polemica anche da questo punto di vista, no? Si è detto, ma come? Io sono in difficoltà per una pandemia e quindi non assolutamente per mia colpa e vengo invitato ad aggiungere debito al debito, insomma, anche Esatto. in difficoltà, in un momento in particolare di difficoltà in cui la ripartenza non è sicuramente dietro l'angolo proprio dal punto di vista dell'economia, perché sappiamo che le difficoltà sono oggettive, no? Quindi c'è anche questo aspetto di cui Sì, ci tener sono conto. altri stati che stanno già provvedendo a versare soldi freschi, no? Uso questo termine per capire meglio, a fondo perduto alle imprese proprio per la ripartenza. E per quanto riguarda proprio la ripartenza, io sono d'accordo col governatore che sta facendo pressing sul governo, quindi sulla regione. Sono d'accordo con le categorie chiaramente commerciali, commercio, Confartigianato che stanno chiedendo a voce alta l'apertura degli esercizi commerciali, di negozi di abbigliamento possono secondo me ripartire perché se parliamo allora di un aspetto sanitario, la nostra regione devo dire che in questo momento ha i dati abbastanza contenuti, ci sono più guariti che contagiati. Tutto quanto circoscritto in questo momento, ospedali e case di riposo, però io non sento parlare di diffusioni di virus, molta attenzione comunque bisogna fare, senz'altro sempre tenere la guardia alta, però con le dovute misure di contenimento e abbiamo già i protocolli, questo mi sembra, abbiamo già i protocolli da tempo, cioè il protocollo a tutela dei lavoratori è stato sottoscritto dalle parti sociali su invito del governo, lo ritorno il 14 aprile, il 14 marzo, scusate, Cioè, mar no, no, marzo. marzo, ed è Marzo stato addirittura, è poi vero. integrato addirittura il 24 aprile. Quindi abbiamo già il protocollo della sicurezza nei confronti dei lavoratori, ci sono già le misure, le abbiamo già sperimentate, possono aprire, gli altri stati stanno già aprendo. È È chiaro che un vero. minimo di rischio c'è sempre, però dobbiamo mettere sulla bilancia il rischio economico con quello epidemiologico.
C'è anche Secondo me, in appunto, questo momento. ecco, c'è anche il problema appunto delle categorie che comunque continuano a soffrire, no? Lei ha citato ad esempio parrucchieri e estetisti, però ci sono anche tutti i negozi, ci sono davvero ancora tante categorie per le quali ancora non ci sono notizie certe, però si sa che le regioni, in particolare anche la nostra, ma un po' le regioni del nord, stanno facendo pressing molto forte, no? Per una riapertura Certo. anticipata, e il Premier Conte sembra aprire forse, no? Su questo fronte, insomma, sembra esserci qualche spiraglio. Io dico una cosa, con un DPCM, un decreto del governo, non si può chiudere tutto, perché ogni regione è a sé. Ci sono delle regioni in questo momento che non hanno nemmeno un caso di contagio di morti da coronavirus e non si possono sospendere genericamente e collettivamente tutte le attività in tutte le regioni. Non è corretto questo. Cioè, secondo me, ogni governatore dovrebbe decidere per la propria regione, con l'autonomia tipica chiaramente dell'istituzione regionale. Chiaro. Quindi, secondo me, bisogna dare carta bianca ed essere quindi più elastici, più tolleranti con le regioni. Il governo dovrebbe aprire in questo senso, perché il governo si può attivare a livello generale, a livello statale, però poi bisogna veramente, altrimenti a cosa servono le regioni, le istituzioni regionali, i consigli regionali, le giunte regionali, cioè non serve più a niente. Allora è giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità conoscendo bene poi il proprio territorio, perché la regione Friuli Venezia Giulia conosce molto bene col suo governatore Fedriga e tutta la giunta. Chiaramente molto bene quello che sta succedendo con la protezione civile, no? E tutti gli Chiaro. attori, chiaramente, Ha più il quadro cosa della sta succedendo. situazione, insomma, rispetto a quello che si può avere Hanno magari a il livello polso della situazione, centrale, secondo no? me, più del governo e quindi Chiaro. possono far leva, no? Possono agire sicuramente con cognizione di causa rispetto a qualcuno che non vede cosa succede all'interno del nostro Certe, territorio. certe fughe in avanti, ad esempio penso alla regione Calabria, sono state stoppate, no? In questa fa seconda fase, però Secondo me ha forse fatto bene. sì, ha Io fatto sono bene. d'accordo. Secondo me sì, con le Sì. dovute misure naturalmente di contenimento, Sì. protocolli di sicurezza, tutto sotto Ah, controllo, ecco, ha controlli fatto bene severi la da regione parte delle Calabria, ho autorità sanitarie, capito. da Sì. parte delle autorità, delle forze dell'ordine chiaramente nei confronti degli imprenditori che poi non applicano magari, Sì, no, ecco, questi protocolli. Ecco, però sì. infatti adesso i controlli si stanno spostando più dagli spostamenti, mi perdonate il gioco di parole, singoli, no, delle persone, si stanno spostando proprio sulle realtà lavorative che stanno riprendendo e anche sulla necessità, insomma, di continuare a non a creare assembramenti, quindi anche la tipologia dei controlli da parte delle forze dell'ordine sta un po' cambiando in questi giorni. Oggi poi. Diciamo che ieri sono stati eseguiti tantissimi controlli, Sì. 800 mi pare, non ricordo quanti, in Regione Friuli Venezia Giulia, Sì. tantissimi esercizi commerciali, quelli aperti naturalmente, no? Certo. Controllati, nessuna sanzione. Ecco, Cosa questa significa? significa Nessuna che sanzione. evidentemente, insomma, tutti si sono adeguati o si stanno adeguando e hanno capito come bisogna riprendere, quindi evidentemente sono Abbiamo tutti in dimostrato regola, no? di essere responsabili, di essere bravi su questo. E quindi meritiamo anche un piccolo premio, quindi di ripartire al più presto. Allora, speriamo insomma, che arrivino queste buone notizie per l'economia nel corso magari della giornata o comunque della settimana. Allora, consigliere Cason, vorrei chiedere intanto alla regia perché so che ci sono arrivate diverse richieste via mail, quindi adesso dovrei andare a leggere la Assolutamente. mail sul computer, quindi se, chiedo appunto alla regia se è possibile inquadrare soltanto me. Dunque, eccoci qua. Allora, c'è una valutazione da parte di Piero che ci arriva appunto il nostro telespettatore Piero che scrive buongiorno, innanzitutto grazie a tutti voi per le informazioni che ci date. Il giorno 9 aprile ho inviato la documentazione per i buoni pasto. Ah no, questi scusate, non è Piero, ma Spesa. Manuela, mi scusi, mi è saltata la. Allora, Manuela, quindi per i buoni spesa presumo, no? Si riferisca. Allora, a tutt'oggi non ho ricevuto nessuna chiamata, ho inviato un'email per sapere se è stata accettata, ma nulla, nessuna risposta. Si può sapere se c'è ancora qualche speranza di ricevere i buoni? Eh sì, credo che debba continuare a telefonare, probabilmente gli uffici Sì. sono oberati, no? In questo 30 momento. giorni.
30 giorni, A 30 ecco. giorni è il termine che si adatta all'amministrazione comunale con i propri servizi sociali per rispondere a tutte le domande. Io ho parlato personalmente con l'assessore Grilli di questo, Sì. mi è stato confermato dall'assessore che i 30 giorni vengono normalmente rispettati. Quindi Ecco. poi forse succede qualcos'altro, magari un contatto che manca, non lo so, però entro 30 giorni risponde sempre a quel che so il servizio sociale del comune. Ecco, E quindi. poi ci devono essere chiaramente requisiti, no? Sì, deve avere diritto, però la signora probabilmente non sa nemmeno se ne ha diritto o meno, quindi non riesce proprio a contattare. La invitiamo a riprovarci, magari perché prima o poi insomma, qualcuno le Posso risponderà. soltanto suggerire di Sì, inviare una una mail mail, al meglio, servizio sì. dicendo sono trascorsi, sei trascorso il 30° giorno però, perché Sì. altrimenti invito tutti ad attendere il 30° giorno, perché ho avuto casi di segnalazioni e ho presentato la domanda per i buoni spesa, non mi sono ancora arrivati, non ho ricevuto nulla. Scusa, quando l'hai spedita? 2 settimane Ecco, fa. no, in realtà questo è il 9 No, chiaro. aprile, ecco, 9 aprile, quindi fra poco, fra 2 giorni scade, no, il Ecco, allora mese, attenda quindi 2 giorni, magari un giorno in più, dal sì. giorno successivo spedisce la mail dicendo sono scaduti i 30 giorni, potete rispondermi? È chiaro, Molto va bene. semplice. Questo è. Allora, ancora torniamo appunto sulla mail, se possibile, andiamo ancora a vedere, purtroppo insomma devo usare proprio il computer, ma ce la facciamo comunque. Allora, sì, Piero, dicevo, piena crisi occupazionale con l'economia allo sfascio, imprenditori che si suicidano, povertà crescente, il governo insiste sulla regolarizzazione di migliaia di clandestini, dice Piero, insomma se la prende con questo Sì, ho seguito. provvedimento annunciato da collocare nell'agricoltura. Eccetera. Mi chiedo, vogliono proprio la sollevazione popolare? La gente è stufa e si sta imbufalendo. Ricordate che il governo lavora per gli italiani, non per gli stranieri. Ponderate, le vostre azioni, valutate nelle conseguenze. Insomma, questa è un po' la rabbia di Piero. Sì, anche qui vanno considerati Ecco, diversi fattori, però, perché se noi diversi abbiamo in questo fattori. momento tantissimi immigrati, Sì. Irregolari a questo punto, poi Sì. richiedenti asilo oppure protezione chiaramente internazionale, eccetera. È chiaro che non possiamo nemmeno mantenerli, però. È chiaro, quindi Cioè, questo è il costo alla fin fine grava sempre su di noi. Alla fin fine, se queste persone possono fare dei lavori che normalmente non vengono svolti dai nostri cittadini, parlo nei campi, ad esempio, l'agricoltura, in qualche impresa metalmeccanica. Sono i lavori chiaramente più, non dico a rischio, però usuranti, ecco, uso questo termine. Magari diciamo che con una formazione adeguata rispetto delle regole italiane, io penso che queste persone possano essere in qualche modo integrate con un lavoro piuttosto di lasciarle, no, vagare nel nulla e pagate comunque da noi, almeno così avremo anche un tornaconto. Va valutato tutto sicuramente, ecco. Io sono d'accordo che comunque vengono prima gli italiani, però gli italiani non tutti sono d'accordo a fare determinati lavori, quindi si può magari ipotizzare Una anche regolarizzazione, insomma, appunto per questi sì, molto molto rigida naturalmente, cioè nel chiaro. senso che i controlli devono essere su questo veramente molto rigidi. All'insegna, insomma, della legalità, Sì, chiaramente. Allora, esatto. abbiamo una telefonata, la sentiamo subito, dopo le leggerò ancora altre mail. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, c'è qualcuno in linea? Pronto, pronto. Vediamo se riusciamo a parlare con questo telespettatore o telespettatrice. Pronto? Allora, non so se riusciamo o se è caduta la linea, mi fanno segno che è caduta, invitiamo eventualmente a richiamarci. Allora, vado ancora a leggere un'altra mail, vediamo se ce la facciamo. So che è un po' complessa. Ecco, no, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno? Sì, pronto, Buongiorno sento signora. poco. Sì, Buongiorno. la Allora, io sentiamo bene. volevo segnalare una cosa, no, Sì. relativamente al discorso della cassa integrazione del FIS. Sì. Per esempio, la mia azienda ha presentato regolarmente le domande, non ha dimenticato di indicare IBAN, non ha dimenticato nulla, ho verificato io personalmente, comunque l'erogazione non è ancora avvenuta.
E questa domanda è stata presentata in marzo. Allora io dico una cosa, è corretto che comunque c'è tanto lavoro, ma si poteva prevedere visto che c'è una pandemia in atto. E quindi è facile parlare comunque con il fatto da persone che percepiscono lo stipendio. Ci sono persone che non percepiscono un euro dal mese di marzo e non è possibile comunque questo comportamento, perché le cose dovevano essere organizzate un pochino meglio, forse ci poteva fare qualcosa di più. Capisco perfettamente che ci sono tante cose da fare, che ci sono tante cose da organizzare, però comunque si poteva prevedere, no? Era prevedibile che comunque c'era un sovraccarico di lavoro e quindi non è possibile che comunque adesso siamo a 7 maggio e le persone non hanno ancora ricevuto niente, perché chi lavora da stipendiato aveva il dovere comunque magari di lavorare anche di notte per poter dare questi soldi a queste persone. E non parlo per me, perché per fortuna io sono stipendiata, ma parlo in generale, comunque questo non è un atteggiamento rispettoso nei confronti dei cittadini di una nazione come l'Italia. Grazie. Grazie a lei, Arrivederci. buona giornata. Allora, questa è la segnalazione della signora con anche una punta di amarezza, Sì, no? ho sentito Sì. qualcosa, però non si capisce, siccome ci sono dei giorni precisi, io Sì. ricordo che la cassa integrazione in deroga era questa la domanda, no? Ad esempio, e può essere presentata dal 27 marzo. Coloro che hanno presentato le domande dal 27 marzo al 30 più o meno, i dipendenti di questa azienda hanno già ricevuto i soldi. Ma lei dice che non sono ancora, non c'è stata ancora questa erogazione. Io ho dato la Dice. mano, ho fatto i test, sapete il lavoro che faccio naturalmente, lo tocco con mano e posso dire che tutte le domande che sono state presentate i primi di, cioè alla fine di marzo, quindi subito dopo E allora chi l'avviso potrebbe rivolgersi, la da parte della signora, Regione se. sono state pagate se effettivamente i modelli SR41 sono stati trasmessi all'INPS col codice IBAN dalle aziende tramite i loro consulenti. Oggi sono stati pagati, più o meno. Capito, Diciamo quindi. che sono in evasione le pratiche adesso attorno alla fine del mese, attorno alla fine di marzo, quindi 30, 31, ma quelle che sono state presentate la 27, 28, 29, 30 sono già state pagate. Hanno chiesto anche tante regolarizzazioni, devo dire, la regione. Sì. C'era qualcuno che magari non aveva precisato la programmazione, le ore, hanno chiesto delle modifiche e chiaramente lì si può essere magari inceppato qualcosa, ma qualche giorno, non di più. Potrebbe E quindi non evitare, quindi si avendolo arrivino i ricevuto, consulenti sì. presso la regione a verificare che, se la domanda è stata decretata innanzitutto, perché se è stata decretata entro 5 giorni viene trasmessa all'INPS. L'INPS chiede subito i modelli e poi, dal momento in cui si trasmette l'SR41, entro 10 giorni, l'ho visto io, l'ho toccato con mano, vengono pagati i dipendenti. Capito. Cioè, noi abbiamo le Chiaro. prove proprio di questo. Chiarissimo. Ed è strano. Allora, quindi invita a fare questa operazione, che i consulenti del lavoro chiedano alla Regione se questa domanda, cioè, che è stata effettivamente decretata, Sì, a questo che punto si consiglio che, trova, no, a che punto magari, si ecco. trova, Però questi sono i chiarissimo. tempi, questi sono i tempi. Allora, abbiamo un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, guardi, Sì. intanto complimenti sempre a voi, la redazione, per tutto il lavoro che fate. Grazie. Volevo approfittare del consigliere Cason, che so che è abbastanza sensibile a queste tematiche. Mi è capitato qualche giorno fa di vedere un servizio, era per Telepadova, e parlava dell'ospedale. Non mi ricordo esattamente la zona, dell'ospedale, era un ospedale che ha fatto comunque un servizio, che San Pier di Sonso, mi pare che era, ecco, che mostrava comunque come viene adottata l'organizzazione, fatta l'organizzazione per contingentare l'entrata in ospedale delle persone. Non c'è un Quindi, ospedale a San Pier di Sonso, non so se. ma era comunque un Sì. ospedale sempre qua, comunque nella regione. Forse San Polo di Monfalcone, No, no, no. no, 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 era un altro nome, adesso esattamente non mi viene in mente, che ha fatto proprio un servizio in cui mostrava che viene fermata le persone, viene fatto comunque il controllo della temperatura, viene fatto lavare le mani e tutto quanto, e addirittura le persone che erano accompagnate i verificava se comunque era indispensabile che entri in ospedale, se no non li Sì, faceva entrare, insomma. chiaro. Non vedo la stessa cosa nell'ospedale nostro qua a Trieste.
perché sinceramente sia da conoscenti che lavora su, sia mi è capitato anche a me che sono dovuto andare su, e soprattutto là nella zona all'interno, là del CUP, zona bar e quelli, c'è sempre un bel po' di gente che transita. E sinceramente non ho visto neanche l'entrata proprio dei controlli veri e propri. A Cattinara dice? Sì. Ok. Sì, non so se il consigliere appunto Casano è al corrente, se il tasto della situazione, volessi capire come mai, anche perché comunque era stato anche il discorso della Laura Stabile, di una dottoressa che comunque aveva detto che non c'è proprio tanta sicurezza all'interno dell'ospedale. Avevo seguito anche questi articoli. Mi dispiace che non mi ricordo il nome dell'esatto dell'ospedale e la zona, perché mi era proprio un servizio televisivo su Telepadova e mostrava tutte le precauzioni che ha sciolto Lori. Capito. Volevo capire cosa pensa il consigliere, insomma. Va bene, sulla sicurezza. Allora, grazie. Grazie, buona giornata. E grazie. Le risponderemo dopo però un po' di pubblicità, perché dobbiamo andare in pubblicità fra poco. Certo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, siamo in compagnia del consigliere Roberto Cason attraverso appunto il collegamento Skype. Nuovamente buongiorno. Allora, il signore che ha telefonato prima diceva di aver riscontrato, insomma, di aver visto un servizio su un ospedale di cui non ricorda il nome né l'ubicazione, e su molti controlli per accedere, no, a questo ospedale. Ha detto qui a Cattinara questi controlli non si fanno, almeno insomma da quello che lui ha potuto riscontrare andandoci proprio. Credo che comunque ci siano dei protocolli, no, di sicurezza per accedere a... allora, non sento più l'audio del consigliere Cason, non so se è un problema... Eccoci, sì, adesso ci sentiamo. Sono? Sì. C'è. No, allora, sono confrontato con qualcuno, sanitario naturalmente, e mi è stato detto che dipende dai reparti. Ci sono reparti che stanno funzionando normalmente. E quindi non... Chiaro. E altri invece che hanno bisogno di più... Sono più a rischio naturalmente, no? Chiarissimo. E quindi può dipendere da questo, insomma, l'impressione che ha avuto lui recandosi a Cattinara. Allora, ci sono tante mail, poi magari ascoltiamo anche le prossime telefonate. C'è ad esempio Ezio che le chiede se secondo lei un'azienda medio-piccola soprattutto riesce a ripartire con il contributo di 600 euro, se non le pare troppo poco. Assolutamente non può ripartire con 600 euro, dicevo prima proprio che... E le imprese in questo momento hanno bisogno assolutamente di una boccata d'ossigeno, cioè dei contributi a fondo perduto. Innanzitutto ricordo che esiste la possibilità di rimborso spese di tutte le spese sostenute per l'emergenza sanitaria, quindi DP, dispositivi di protezione individuale, detergenti, termometri, eccetera, fino a 500 euro per dipendente. Bisogna spedire la domanda che può essere spedita da lunedì 11. Per 8 giorni, quindi attenzione, parlate con i vostri consulenti, esiste la possibilità di recuperare il 100% delle spese sostenute innanzitutto. Ecco. Certo che non si possono riavviare le imprese solo con i rimborsi spese, ripeto, qua abbiamo bisogno un po' di strumenti finanziari, sicuramente, anche se io sono contrario all'indebitamento, ovvero fare debiti su debiti, perché se io ho un debito per pagare l'IVA e i contributi dipendenti, poi vado a farne un altro ancora presso la banca per pagare appunto questi debiti, quindi debiti su debiti. Noi abbiamo bisogno, proprio come stanno facendo altri stati dell'Unione Europea, soldi sul conto corrente in tempi brevi per ripartire, anche perché comunque la ripartenza prevede un minimo di investimento. Poi bisogna ricordare anche, e questo è un argomento che non viene forse toccato molto, che la ripartenza, perché vi sarà una ripartenza chiaramente a breve, non sarà una ripartenza al 100%. Noi che abbiamo avuto fino adesso goduto di turismo non ci sarà più, quello turistico di prima, quindi noi dovremo andare avanti.
io penso così, in alcuni settori, tipo quelli appunto bar, ristoranti, turistico-ricettivi, al 50%. È qui che probabilmente anche l'articolo di oggi, no, Sì. lo descrive il problema, sì, La viene prospettiva, no? evidenziato il problema eventualmente delle persone che potranno essere, come dire, licenziate, perché siamo di Infatti. fronte effettivamente a un grosso problema a livello sociale. Se è vero che non avremo più il flusso di prima, il volume d'affari di prima, è su Certo. questo che noi dovremmo forse concentrarci, non tanto sulla riapertura del negozio che si fa, insomma, non è Certo. un problema questo, ma sul problema che alcuni settori soffriranno tantissimo. È E molto a lungo, no? probabilmente il continuare a mettere i dipendenti in cassa integrazione, magari il 50% di dipendenti, fino ad arrivare ad un certo regime. Ma quando? Il prossimo anno? Perché se noi comunque continuiamo a mantenere i confini regionali chiusi, come è giusto che sia, turismo non ce ne sarà. Certo, Quindi... è vero, fra l'altro leggevo l'altro giorno insomma, un articolo sulla situazione in Croazia, ad esempio, qui è tutto pronto, gli alberghi sono aperti, però i confini sono ancora chiusi, quindi è vero, ma non insomma, può permettercelo perché se no è ritorniamo da chiaro, capo. Dobbiamo, ripeto, è tenere la chiaro, e guardia quindi, alta, infatti. tenere chiuse il più possibile le zone, tra cui le regioni, in questo momento, a meno che uno si debba spostare per motivi di salute o di Certo. lavoro, in modo da contenere il più possibile eventuali focolai. Non possiamo più permetterci che una persona, perché la Croazia, ricordiamo, ha avuto un caso, se ricordate, Sì. cioè una persona è andata a vedere una partita, mi sembra a San Sì, Siro, a è calcio, vero, eccetera, sì. lì è stato contagiato e ha portato il virus in Istria. E Esatto, da e lì è partito tutto, cioè da una persona, cioè basta un è soggetto. È vero. un virus, io lo ricordo, resistentissimo questo. È È chiaro. pericoloso. Non è Certo. pericoloso, abbiamo già visto a livello mortale, se non per quanto riguarda le persone anziane, magari con patologie, ma comunque è un virus molto, Molto molto aggressivo, aggressivo. certo, è vero. E quindi non possiamo più permetterci di ritornare come prima, mantenere ancora un attimo i territori chiusi. È chiaro che il turismo ne soffrirà finché non saremo sicuri di poter aprire i confini della regione e quelli dello Stato. Non manca molto, Ecco, ritengo, però dobbiamo fare ancora un però piccolo sforzo. dobbiamo Intanto le attività aspettare però ancora. possono Poi, riaprire a bassi giri con gli aiuti di Stato, con le casse integrazioni, tanto perché qualcuno purtroppo resterà a casa. è A chiaro. rotazione, a rotazione. Allora, questa è la prospettiva, poi le leggerò anche un'altra mail di una signora, insomma, per quanto riguarda una particolare attività, però adesso sentiamo la telefonata, prima volevo leggerle la mail di Clara che ci fa sapere in merito alla richiesta di prima per i buoni spesa che sua mamma, pur avendo richiesti molto presto, li ha ricevuti lunedì. Grazie della notizia per dare un incoraggiamento anche Ripeto, a quello ancora che 30 giorni, però è stata anche stilata una ti... Sì. graduatoria, quindi chiaramente chi li ha presentati Certo. prima, si sa che i soldi sono ad esaurimento, chiaramente potrà, se ha i requisiti, ricevere i buoni spesa. Chi li ha Chiaro. presentati all'ultimo momento può essere che magari resti, mi dispiace questo, bocca asciutta perché non ci sono più i soldi. Ripeto, però ricordo questo ai telespettatori che i fondi sono statali, non sono comunali. Chiaro. Cioè tutto si basa su uno stanziamento statale. Certo. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno Nino, buongiorno Nino, signora buongiorno Lucarelli, a lei. buongiorno, buongiorno signor Cason. Buongiorno. Allora, tre, quattro cose veloci. Primo, Prego. gli ospedali Catinara, confermo, non fanno controlli a tappeto per chi entra. Abbiamo due entrate perché hanno chiuso tutto il resto, pronto soccorso è entrata principale e io sono andato due volte per bisogno in reumatologia. E non mi hanno fatto né il controllo della temperatura né niente, cosa che al distretto 1 di Roiano ogni volta sono andato, ogni volta mi hanno misurato la temperatura. Quindi Ok. non possono misurare la temperatura nei reparti perché cominciano a fare. Boh, lasciamo stare questo. Secondo, ascoltando prima tutti i finanziamenti e tutto questo, in Triesting dico, mica cammino per città con l'ombrella perché mi piove i soldi da tutte le parti. Cosa che non succede e c'è tanta gente che ancora ha bisogno. Secondo, terza cosa, una cosa che chiedo a Telequattro, un'indagine
Primo sì. maggio, manifestazione di San Giacomo, sono stati sanzionati sì. i manifestanti, hanno preso le multe? Certo. Perché ieri, guardando sì. un servizio televisivo nazionale a Milano, hanno sanzionato i manifestanti in piazza dove sì, avevano mascherine, sono distanze di sicurezza e tutto. Quindi o ci sono due pesi o due misure. Poi ho visto su Facebook che addirittura... E interviene il signor Gianfranco Schiavone, che non so cosa c'entra quel primo maggio lui, ma insomma va bene. Questo vorrei un'indagine vostra per capire se sono stati, perché sono stati sì movimentati, nel senso c'è stato un tapirulio. Ci sono state anche sanzioni, e questo si evince anche dal numero, no, delle sanzioni poi del giorno dopo, due giorni dopo. Ma sarebbe bello chiarire che hanno preso la multa, sì, perché sì, sì. dire che sono sanzionati è una cosa, ma se hanno preso la multa, perché gli altri poveri disgraziati hanno preso 400 euro di multa, no? Con 600 euro di sanzionamento, così diciamo una tantum perché non lavorano, e 400 di multa. E questi qui sono andati a manifestare una cosa che forse potevano anche stare a casa, perché non è detto che bisogna manifestare. Tutti. Sempre in questi casi, e quindi la direi una, capito, una, Nino, una grazie. Indagine. Arrivederci, allora, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, su Cattinara, insomma, ha spiegato questo è il suo, visione, e poi sulle sanzioni che però ci sono state, no? Alla fine, insomma, della manifestazione. Diciamo che le manifestazioni devono essere autorizzate, in questo certo. momento è fuori luogo. Scendere in piazza con il rischio chiaramente che conosciamo bene, e quindi per questo motivo probabilmente non vengono autorizzate, naturalmente, però senza autorizzazione è giusto che certo. siano comminate le sanzioni. Chiaro. Ho seguito, insomma, non a fondo, ma abbastanza la questione di San Giacomo, insomma, purtroppo succedono queste cose, certo. e le persone non si rendono conto, c'è un livello di irresponsabilità alto, sicuramente da parte di alcuni, ed è giusto che quelli che non rispettano le regole vengano sanzionati. Ma... è chiaro. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, ecco, pronto? Sì. Adesso sì. Sì, ho telefonato prima parlando appunto del discorso della cassa integrazione. Volevo fare una precisazione. Allora, io non parlavo di cassa integrazione, parlavo di FIS. Perché lavoro in un'azienda di 68 persone. Ok, ecco. Ah, ecco, questo ci eravamo persi allora, scusi. Quindi, diciamo che la domanda è stata regolarmente presentata ed attualmente è in lavorazione. Quindi non manca assolutamente nulla nella domanda, e parlo con cognizione di causa perché ho verificato personalmente. Allora conferma. C'è qualcosa che non funziona. Capito. Comunque queste persone non hanno percepito ancora niente. Chiaro. Quindi c'è qualcosa che non va, ci sono delle inefficienze che bisogna assolutamente sistemare, perché le persone non hanno da mangiare. Chiaro. Capito. Allora, volevo precisare questo, ecco, non è che dicevo così per buttata lì. Ho verificato anche col consulente del lavoro, eccetera, quindi ho verificato tutto. Confermo. Ed è tutto a posto, la domanda è in lavorazione. Abbiamo capito, certo, infatti sta confermando anche il consigliere Cason, grazie per aver precisato la situazione, la ringraziamo, buongiorno. Allora, io ricevo, appunto, dicevo prima, tantissimi messaggi, richieste, telefonate. Quando mi pagano la cassa integrazione, prima domanda che io faccio, dovete spiegarmi quale cassa integrazione, perché noi facciamo forse l'aveva fatto tra tantissime casse integrazioni. Esiste la cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, il FIS, che sarebbe il fondo integrativo salariale, poi abbiamo l'FSBA, che è il fondo per gli artigiani. Poi abbiamo ancora altri fondi, cioè non è così semplice, bisogna sempre, e anche qui subentra quello che dicevo prima, la trasparenza nei confronti del dipendente. Quale cassa integrazione ho attivato? Quando l'ho attivata? Perché se non si sa quale tipo di cassa integrazione, non si può fare una valutazione sui tempi, perché prevedono purtroppo tempi diversi. Il FIS, come l'FSBA, settore artigianato, parrucchieri ad esempio, non so altri, prevede tempi più lunghi della cassa integrazione in deroga.
Chiaro. Allora abbiamo un'altra telefonata. Prima volevo leggerle brevemente il messaggio di Flavia che dice che sarebbe opportuno aprire delle toilette pubbliche. È un problema che ci viene sottoposto da più parti. Allora io ho ricevuto anche tanti messaggi in tal senso. Sì. Riaprire ad esempio non so le toilette pubbliche in Piazza Ponte Rosso che vengono aperte solo durante il pattinaggio su ghiaccio, da quel ricordo, perché non aprirle anche in questo momento, oppure altri bagni pubblici. È vero, è un problema effettivamente che porterò anche all'attenzione magari oggi in commissione, perché alle 9 ho una commissione proprio lavori pubblici, valuteremo appunto se è possibile aprirli, perché effettivamente le persone dove vanno a fare, scusate il termine, i loro bisogni nel momento in cui i pubblici esercizi sono chiusi, perché normalmente si va in un pubblico esercizio, no? Chiaramente si usufruisce delle toilette, no? Dei bagni all'interno dei pubblici esercizi, ma sono tutti chiusi, sono inaccessibili, anche quelli che fanno per asporto non possono far entrare le persone per l'utilizzo dei bagni. Infatti, è proprio questo il problema poi che sottolineava la signora. Valuteremo sicuramente a livello comunale cosa fa per l'apertura dei bagni pubblici. Allora, non so se è ancora in linea la persona che ha telefonato. No, non è più in linea, allora andiamo avanti. C'è un'altra domanda. Cinzia chiede se c'è speranza di avere contributi regionali per le imprese femminili, perché le hanno risposto che non ci sono fondi al momento. No, io non vedo più che altro bandi. Non ci sono i bandi, no? Infatti, quindi probabilmente allora, al momento è fermo. Così, la regione in questo momento sta lavorando proprio sull'erogazione di contributi alle imprese. Io suggerisco questo, con i propri consulenti verificare quali strumenti vengono attivati in questi giorni, perché veramente sono cose che devono essere pubblicate a breve da parte della regione, perché ci saranno contributi a fondo perduto per le imprese. Ecco, quindi dovremo stare attenti. Stati aperti e chiusi, tra cui sappiamo il bando per gli affitti di marzo, altre cose, comunque ci saranno misure per la ripresa. Magari potrebbero essere utilizzati quelli invece dei bandi per l'imprenditoria femminile. Quindi valutare un attimo, perché la regione in questo momento si sta attivando per quanto riguarda anche bandi diversi. Ecco, imprenditoria femminile non ho visto in questo momento bandi al aperti. Momento non c'è. Allora devo ancora tornare a vedere le mail, perché c'era una bella insomma, mail di una signora che dice riguarda l'apertura di un negozio, ma un negozio particolare di abiti da sposa, dice signora, vediamo se riesco a capire, Rossana. Allora, oltre alla tragedia, dice, per le prospettive, visto che non avrò clienti fino al 2021, vorrei sapere perché non ci sono linee guida precise per riaprire. Sanificazione preventiva sì o no? Sanificazione quotidiana sì e come? Si parla di sanificare gli abiti privati, follia. E se dovremo farla, qualcuno ci spieghi come. Rischiamo di aprire e prendere multe. Insomma, capiamo la preoccupazione di Rossana, no? Noi dovremmo adottare in un luogo di lavoro due protocolli. Innanzitutto, se ci sono i dipendenti, il protocollo nazionale che conosciamo, insomma, sappiamo che esiste un protocollo nazionale a tutela dei lavoratori. Un altro protocollo è quello che si deve utilizzare invece in questi settori, tipo l'abbigliamento. Perché? Perché ad esempio qualcuno ha ipotizzato che un abito provato, a parte che bisognerà disincentivare il più possibile la prova degli abiti, no, come si faceva prima, provo uno, due, tre, provo 10 abiti, tutti nel camerino, cioè deve cambiare. Però è giusto quello che dice la signora, abbiamo bisogno di linee guida. Quindi, vero. O faccio entrare una persona alla volta, ne faccio entrare una ogni tot metri, come funziona oggi per i negozi di alimentari, l'abito che ha provato una persona dovrò metterlo in quarantena? Scusate la battuta. Sì, no? Chiaro, cioè, però sì, al di là della battuta i dubbi sono questi. Ragazzi, no? Cioè per 8 giorni, in modo che il virus effettivamente che si è attaccato all'abito poi venga nel tempo eliminato. Cioè, poi abbiamo pensato anche, ci sono degli strumenti, ma costano, anche qua lo Stato deve intervenire prestissimo per quanto riguarda i contributi. Perché? Perché ci sono delle attrezzature di sanificazione,
Bisogna fare molta attenzione a non rovinare gli abiti, perché alcune sostanze dicono, se non usate cuoteture con criterio e con la dovuta formazione e addestramento da parte degli addetti ai lavori, potrebbero rovinare gli articoli, con perdite, insomma, che possiamo già immaginare. Quindi oltre al danno anche la beffa, no? Come Anche la dire, beffa. dobbiamo sospendere l'attività, chiudere, Infatti. riapriamo e anche danneggiamo poi gli abiti, va bene, perché dobbiamo sanificarli. Quindi il settore dell'abbigliamento necessita urgentemente di linee guida, io sono sicuro che stanno lavorando su questo, generalizzate, cioè da applicare in qualsiasi negozio di abbigliamento, cioè non in modo disomogeneo, cioè tutti quanti devono applicare le stesse regole, perché altrimenti verrebbe fuori una confusione tremenda se uno adotta un metodo, un altro magari ne adotta un altro, no? Di metodo. Quindi sicuramente linee guida per quanto riguarda la presenza dei clienti. Qualcuno dice devo controllare la temperatura, sì, no. Questo lo vedremo, ma se non, già non avviene nei negozi alimentari, non si farà nemmeno nei negozi di abbigliamento. Poi dipende molto dalle scelte del datore di lavoro, chiaramente, però effettivamente il problema è l'abito. Il Chiaro. problema è l'abito, cioè cosa bisogna fare con questi abiti? Devono sanificarli, devo metterli da parte un giorno. Poi qualcuno dice: bene, li metto da parte 2 giorni come da linea guida, qualora dovesse Certo. esserci questa regola, e invece magari qualcuno potrebbe fare, così mi dicono il Sì. E furbo, e chi li controlla se poi l'abito ritorna infatti sull'appendino magari un'ora dopo? è abbastanza difficile, Cioè, insomma, da verificare, per non dire impossibile. bisogna attendere Infatti. una linea guida proprio base base, poi sperando che tutti le applichino, ecco, queste linee. Però una linea guida ci dovrà essere per l'apertura dei negozi di E abbigliamento. certo. Allora, un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Chi è in linea con noi? Mattia Sì, salve, buongiorno, sono Mattia da Udine. da Udine, buongiorno. Sì, salve, ho scritto anche una mail. Tra l'altro sono molto arrabbiato perché io ho un'attività che ormai è chiusa da 2 mesi, e ovviamente come tante altre persone, ovviamente. E ieri ho scoperto, dopo un mese di attesa per i 600 euro famosi, che non ho diritto perché recepisco una pensione di 77 euro al mese. A Ditemi pensionati voi non hanno che diritto. senso ha pagare le tasse, pagare tutte queste cose qua, essere corretti per poi averle presa in questa maniera. Cioè io la trovo una cosa Accidenti. schifosa. Capito, perché ha una piccolissima pensione da 77 euro al mese e per questo Sì. motivo non ha diritto ai 600 euro perché percepisce già un'altra Se misura voi per mi dite quanto. come riesco a pagare sia le tasse, i dipendenti, il mutuo che ho con 77 euro, se voi mi insegnate io lo faccio volentieri. Capito Mattia, È capiamo il suo molto scarso sfogo, questo. chiarissimo. Grazie, auguri, speriamo insomma Grazie a voi, buona che possa giornata. riprendere al più presto la sua attività, almeno questo insomma. Grazie Mattia, Sì. buona Questi sono i giornata. paradossi, no? Questi Esatto. sono i problemi, no? Sì. Degli italiani, naturalmente. È La vero. regola è uguale per tutti, non c'è un limite, no? Di Sì, pensione. Uno che riceve esatto. 10 euro di pensione è un pensionato. La regola Ecco. dice il bonus spetta a coloro che non sono pensionati, se uno è pensionato 50 euro al mese, per modo di dire, non ha diritto di ricevere Il 600 signore euro, ha non è poco più, giusto? insomma, 77 euro al mese, quindi insomma mi pare proprio davvero una questione minima, però anche per lui vale questo. Questa chiaramente la vive come un'ingiustizia, Vero, è sono vero. d'accordo. Allora, siamo quasi in conclusione e so Roberto Cason che fra poco avrà una Commissione commissione, Lavori lavori Pubblici, parleremo pubblici, ecco, ci può anticipare. di fontane Ah, le parleremo. fontane, ecco, vi occuperete insomma di questo in particolare, quindi Sì, anche se secondo me i problemi sono altri, no? sono Dovremmo altri. Ecco. concentrarci su problemi forse appunto economici, no? Sanitari, altri tipi di problemi, no? E non Però. delle fontane in questo momento forse non è, però d'altra parte quando viene presentata una mozione noi in Commissione dobbiamo trattarla. Però comunque dai, diciamo che la manutenzione, insomma, e la ristrutturazione Sì. eventuale sono No, lavori anche viene questi, presentata dai. una nuova fontana, ma non voglio anticipare nulla. Io ricordo che ho presentato la mozione per la,
ristrutturazione della fontana del Giovannini in Ponte Rosso, è stata accettata Ah, ecco. dall'assessore e dovevano già partire purtroppo i lavori adesso, ma vediamo come siamo messi. Tra poco, oggi lo chiederò comunque come siamo con la Certo. fontana di Ponte Rosso, perché una fontana senza acqua non è una fontana, secondo me. Infatti, ce lo Però dobbiamo chiedevano dire, spesso, sì. perché altrimenti queste fontane chi le vede? È vero. E poi c'è un'altra fontana da realizzare in città, questa è la proposta? Va bene, vedremo insomma che cosa uscirà, ci farà sapere da questa commissione. Allora, la ringraziamo molto, le auguriamo buon lavoro, buona Grazie a voi. Grazie giornata, consigliere, e la invitiamo a tornare a trovarci presto per parlare ancora dei temi che riteniamo anche noi più urgenti, sicuramente quelli dell'economia, del lavoro, soprattutto ha ragione da questo punto di vista, condividiamo. Buon proseguimento e buon lavoro a tutti. Grazie al consigliere Cason, lo salutiamo e noi c'è una telefonata, però forse dobbiamo andare in pubblicità, cerchiamo di sentirla allora. Pronto, buongiorno? C'è qualcuno in linea? Pronto? Chi è in linea con noi? No, è caduta la linea. Allora niente, andiamo in pubblicità, anticipiamo leggermente appunto la pubblicità, abbiamo anticipato proprio per dar modo al consigliere Cason di partecipare alla commissione che comincia proprio fra qualche secondo. Allora, breve spazio pubblicitario, ci rivediamo subito dopo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, abbiamo parlato con il consigliere Cason, e ora proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Vediamo anche le vostre richieste tramite le mail. Dunque, ci sono diverse lamentele per quanto riguarda le misure. Poi c'è anche il commento alla notizia di quattro positivi alla Pineta del Carso. Allora dice Ciano, io oggi devo andare a fare una prova alla Pineta del Carso, chiedo come mai nessuno mi ha dato la notizia che ci sono stati dei casi sospetti di quattro persone, un medico, posso disdettare l'appuntamento? Beh, senz'altro può farlo, può telefonare e chiedere appunto se è possibile non recarsi appunto oggi alla Pineta del Carso se non è una cosa urgente. Allora, andiamo ancora quindi a vedere altre richieste. Ci scrive Sonia, non si sente parlare nulla per campeggi e alberghi, è vero, proprio perché c'è il problema proprio della ripresa, no, del turismo. Ancora, ormai da 2 mesi, questa la gireremo a Cason stesso perché era rivolta a lui da parte del signor Pietro, ormai da 2 mesi non si vede più la spazzatura delle strade, almeno da quello che vedo io in via Paesiello a Zandonai. Anche se il passaggio della ditta siamo caduti, anche se con il cambio della ditta, insomma, siamo caduti, secondo il signore, dalla padella nella brace in quanto a efficienza. Monfalcone, il sindaco Cisinta, ha detto che ridurrà la tari ai cittadini. Sarà così a Trieste? C'è sì anche questo provvedimento, anche qui a Trieste. Allora, ma invece di preoccuparsi tanto di tutto, ci scrive invece una telespettatrice, perché non date risposta a chi, dopo aver fatto APE volontaria fino a novembre, perché non era possibile diversamente, poiché da dicembre doveva arrivare la pensione, a tutt'oggi maggio, nonostante avessero detto massimo 120 giorni, non è ancora arrivato nulla. Ci dispiace Farida che si trovi in questa situazione difficilissima. Invece Franz suggerisce si mandi in regione all'INPS una task force di militari, guardia di finanza, a fare sveltire le pratiche anziché controllare le mascherine per strada. Ancora sui bagni pubblici, penso che sia giusto, scrive Cristina, aprirne, ma c'è un grave problema igienico da valutare. Ci dovrebbe essere del personale per igienizzare a ogni utente. Come pensate di garantire la sicurezza? Ancora sempre sui bagni, con l'apertura al passeggio e altre urgenze in città, non essendo ancora i bar e i locali pubblici per le persone anziane con patologie, necessitano bagni. Quindi c'è una forte richiesta di questa.
di questo provvedimento. Dunque, allora, ci sono altre richieste, poi magari le leggiamo, però andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Allora, fra l'altro non abbiamo fatto neanche in tempo prima a leggere le previsioni meteo, lo facciamo tutti i giorni, però sentiamo prima la telefonata perché si sta un po' inceppando il computer. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, Buongiorno. buongiorno. Guardi, io Buongiorno a lei. volevo. Pronto? Sì, la sento, la sento. Benissimo. Allora, io volevo ricollegarmi alla telefonata del signore che parlava di quel servizio su Sì? Tele Padova. Ah, Ecco. ok. E, siccome il servizio l'ho visto anch'io, si Ah, trattava ok. dell'ospedale di San Donà di Piave. Ah, di San Donà di Piave, ok, perché, Esatto. ok, quindi Esatto. non in Ecco. regione, capito? No, no, Va bene. ecco. E questo infatti ha colpito anche me questo servizio, perché Ho appunto capito. parlavano di queste entrate contingentate già, Certo. diciamo, prima di entrare nell'ospedale. Sì. Purtroppo io sono costretta a frequentare Cattinara spesso e mi sono accorta anch'io di questa Di cosa, questa che in carenza. realtà, sì, oltre a qualche volta il portone chiuso, ma a momenti, diciamo, ci sono effettivamente dei portinai, ma che lasciano entrare liberamente. Io poche volte ho visto un controllo su, non so, anche per me. Infatti questa cosa mi aveva molto meravigliato, no? Signora, dove Capito. sta andando? Chi sta accompagnando? Ecco, questo a Cattinara, per mia, diciamo, esperienza personale, posso dire che non succede. Ecco, volevo sapere, purtroppo so che il dottor Casona adesso non c'è più, ma volevo Capito. sapere se effettivamente i protocolli sono diversi da regione a regione, o se Beh. effettivamente è una scelta diversa da. Ho Sì, appunto, capito, se è beh. una scelta diversa da regione a regione o se dovrebbe essere per tutti uguali, ecco, questa era la mia Beh, la domanda. sanità è regionale, quindi immagino che sia così come dice lei, insomma, che ci siano i protocolli diversi, però è chiaro che le norme di sicurezza Ecco, vanno appunto questo adottate. dicevo, le norme Chiaro, di chiaro. sicurezza, perché appunto Certo. protocolli e norme di sicurezza credono Chiarissimo. vadano da pari passo. Va È bene, visto chiaro che insomma è che. già la terza, credo, segnalazione di questo tipo, magari approfondiremo l'argomento, vediamo Va se bene, la riusciamo a capirci ringrazio. qualcosa. Va bene, Va grazie. bene, molto Grazie gentile, a lei e buona giornata. grazie. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? No, credo che sia ancora la telefonata di prima. Allora, come dicevo, quindi previsione del tempo che non abbiamo ancora letto, quindi la situazione generale, un promontorio ad alta pressione si estenderà nei prossimi giorni al Mediterraneo, interessando anche la nostra regione, con l'arrivo di aria più mite in quota, da venerdì anche più umida. Possiamo anche far vedere, se possibile, appunto la cartina pubblicata sul sito dell'Osmera regionale. Allora, per oggi semplicemente molto stringate le previsioni, cielo in prevalenza sereno su tutta la regione con venti a regime di brezza, insomma una giornata di bel tempo di cui abbiamo già avuto un certo anticipo questa mattina. Allora, cielo in prevalenza variabile invece per domani venerdì 8 maggio. Per velature ad alta quota, 20 a regime di brezza. Allora, torniamo alla rassegna stampa, come vi dicevo, torniamo a vedere quali sono le notizie principali, perché ieri, prima abbiamo fatto in tempo soltanto a leggere le prime pagine dei quotidiani. Allora, se ne è parlato molto questa mattina anche con Roberto Cason, leggiamo nuovamente appunto questo articolo sull'analisi, no? Il tracollo del terziario in fumo, possiamo vedere appunto il giornale in fumo 2,2 miliardi e in 23.000 tremano per il loro impiego. Le stime da incubo di Confcommercio Friuli Venezia Giulia sulla base dell'indagine di Format Research, picco della crisi a giugno. Quindi questo sarà il momento più difficile. Ancora nuovi orari a Palazzo Marineria, ce ne siamo già occupati proprio all'inizio della ripresa del lavoro in presenza, diciamo così. Il
caso a Trieste l'azienda è preoccupata perché la giornata lavorativa ridotta a oggi in vigore rallenta i progetti proposti, turni 6.14 e 14.22. Quindi questa è la proposta. Cassa integrazione pagata fin qui a 989 lavoratori, dati di Regione e Istituto di Previdenza. L'erogazione ha riguardato 471 imprese per il momento. Gli addetti interessati sono però in tutto 23.745. Autorizzato dall'INPS il 91,4% delle istanze ricevute. Se ne è parlato molto questa mattina di pagamenti, appunto, delle misure di sostegno. Cassa integrazione in deroga in Friuli Venezia Giulia, questi tutti i dati con raccolti appunto in sintesi in questo specchietto. Poi ancora la petizione da parrucchieri ed estetisti, 5.000 firme per la riapertura. Andiamo ancora avanti, sempre sul piccolo, dal termoscanner fino al bonus senso, l'ILCAM di Cormon si investe sul lavoro, insomma c'è la situazione un po' in tutta la regione per la ripartenza di alcune imprese. Quello che volevo leggervi era questo intervento, riportato anche in prima pagina, le perplessità del direttore della Sissa Ruffo, una fase 2 senza strategia, serve più dialogo con la regione. Quindi in Italia, in Friuli Venezia Giulia, la preparazione della fase post-lockdown è stata completamente insufficiente, abbiamo ricevuto solo una serie di raccomandazioni, ma dalle autorità non è stato proposto alcun piano reale ed efficiente da attuare. Non ha usato mezzi termini Stefano Ruffo, direttore della Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati di Trieste, per evidenziare il problema principe di questa fase 2. Lo ha fatto in videoconferenza. Allora, per Ruffo la criticità è proprio questa, va incrementato il più possibile il numero di test molecolari e sierologici per identificare potenziali focolai di infezione. Serve l'implementazione di un progetto di tracciamento e una strategia di isolamento definita per i potenziali infetti, spiega Ruffo, che è tra i firmatari dell'appello di lettera 150, un gruppo di accademici di diverso orientamento politico che chiede appunto una campagna di tamponi di massa per una fase 2 che riesca a coniugare la tutela della salute col riavvio delle attività produttive e l'esercizio delle libertà individuali. Quindi questa, allora, la comunità scientifica di Trieste ha dato piena disponibilità alle autorità regionali a collaborare con la propria esperienza nell'analisi dei dati due mesi fa, e stiamo osservando solo in questi ultimi giorni un timido progresso in questa direzione, ha evidenziato Ruffo. In Italia non abbiamo le risorse degli Stati Uniti, ma siamo un paese ricco di inventiva e di competenze. Quindi questo è l'appello che arriva dal direttore della Sissa. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Chi sì, buongiorno, sono Dino. Volevo fare due note. Allora, sì. Prima, diciamo, sulla famosa nave traghetto che dovrebbe arrivare, che non si sa più niente adesso, no? Ma io dico, siccome noi, siccome faccio parte anche di una sigla sindacale, noi abbiamo a Trieste, abbiamo fatto mille volte una richiesta all'USL, prima dei salari, quella che è con il professore Riccardi. Io dico, a Trieste abbiamo in via Farnetto uno stabile che sarebbe adibito tranquillamente come ospedale, perché funzionava già negli anni recenti, no? Diciamo. Sì. Adesso tuttora ci sono varie commissioni, addirittura per invalidità, per avere dell'accompagnamento, dell'invalidità per malattia, per vecchiaia e tante altre cose. Allora io dico, siccome ci sono quattro piani, io dico, ma è tanto difficile mettere a posto quelle stanze che sono già predisposte a stare, visto che era già un ospedale, appunto, prima, senza andare a buttare via i soldi, sprecare i soldi dei cittadini con il noleggio di navi e altre cose, no? Punto primo. Seconda cosa, volevo dire una cosa. Per quanto riguarda il PIT, volevo prima parlare con Casone, chiedergli, ecco, l'impatto che ha sullo stipendio di uno che viene messo appunto in cassa integrazione o col FIT. Ecco, questa è una cosa che volevo sapere. Anche perché abbiamo avuto degli avvisi e delle lamentele di certi dipendenti che le ditte, sono certe ditte che non hanno mai smesso di lavorare. E addirittura ci sono dipendenti che hanno delle ferie arretrate ben
più di due annualità, e questi vengono messi in cassa integrazione, ma questo non è giusto, perché la cassa integrazione va a incidere sui conti dell'INPS, sui soldi di tutti noi. Certo. Mentre se uno ha le ferie ritratte, sarebbe giusto che il datore di lavoro, come prevedi ogni contratto di lavoro, certo, che durante l'arco dell'anno devi finire le ferie di lavoro, li devi recitare. Allora se qualcuno è in queste condizioni, sarebbe il caso che faccia delle note ai vari CAF o ai vari rappresentanti dei sindacali, perché non è giusto che noi cittadini vanno a prendere dei soldi e addirittura certi vengono messi col FIT mentre la società lavora. Ma l'amministratore delegato che si prende i suoi 7.000 euro al mese non viene messo in FIT. Capito, no? Giusto. Ecco, chiaro, quindi, allora queste qua sono cose che fanno che approfittano certe società. Con la malattia, con le disgrazie degli altri, loro approfittano per attingere soldi dall'INPS mettendo delle persone sotto questa sigla FIT a rimetterci 600 euro al mese. E questo non è giusto, no? Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Dino, credo di aver capito bene, giusto? Sì, ecco, sì. Grazie Dino, buona giornata anche a lei. Cercheremo di approfondire anche questo con eventualmente una prossima volta in cui sentiremo il consigliere Cason. Sicuramente stiamo seguendo anche la questione della nave. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria. Ci rivediamo fra poco ancora con le vostre telefonate. Ancora un attimo di pazienza. A fra poco. Bomba! Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, allora ancora rassegna stampa, ancora le vostre mail, c'è anche Bruno dopo Dino poco fa che ci scrive ma in via Farnetto esiste già un ospedale, perché non usarlo? Insomma, questa è una situazione, una struttura molto presente nei suggerimenti dei nostri telespettatori. Allora un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi chiamo Deborah. Deborah, buongiorno. Volevo fare una domanda. Non abbiamo ben capito una cosa riguardo l'ultima ordinanza di Fedriga. Sì. Al punto 3 dice che sono possibili spostamenti all'interno della regione. Mm-hmm. Al punto per tutte le attività. Sì. Che riguardano quell'ordinanza. Mm. Al punto 15 dice degli esempi su le possibili attività sportive, tra cui corsa, bici, sì, eccetera. Io non ho capito una cosa. Posso prendere la macchina per andare a Muggia piuttosto che a Grado, piuttosto che a Basovizza a fare queste attività? Sì. O devo partire comunque dal mio domicilio? No, può prendere la macchina, recarsi a Grado, a Muggia e fare là una corsa o l'attività sportiva, insomma, sì, di motoria. Ok, o sola o con conviventi. Esatto. Ok, sì, tutto chiaro. Esatto, così è il senso dell'ordinanza. Ok, la ringrazio tanto, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. È stato chiarito che insomma ci si può spostare anche in macchina dalla propria abitazione per fare movimento, insomma attività motoria. Allora, torniamo alla questione sanitaria. 4 infetti anche alla Pineta del Carso. Test su tutti gli ospiti e sui sanitari, scrive Giampaolo Sarti sul Piccolo. Il SARS-CoV-2 ha infettato anche la Pineta del Carso. Sono 4 i contagi accertati ieri nella casa di cura di Aurisina, confermati nel corso del pomeriggio dalla direzione generale. A ciò si aggiunge un altro caso, al momento solo sospetto, riscontrato tra il personale sanitario, quello di un medico. L'emergenza è circoscritta al reparto di riabilitazione pneumologica e cardiologica, che è stato isolato. I vertici, in accordo con la direzione della SUGI, hanno deciso di sottoporre al tampone tutti i pazienti, una novantina complessivamente, che si trovano nelle strutture della Pineta del Carso, tampone anche per i medici, infermieri e OS. I test sono già iniziati e mano a mano che si procede dovrebbero coinvolgere pure i medici di libera professione, cioè non dipendenti, che prestano servizio nell'ambito dell'attività convenzionata
e che quindi visitano quotidianamente pazienti. I quattro degenti contagiati sono due uomini e due donne, hanno un'età compresa tra i 68 e i 92 anni, provengono tutti da Cattinara, dalla medicina interna, nell'ambito di un accordo con Asugi per liberare posti letto in ospedale, della cardiologia e della pneumologia. Queste persone in cui è stata riscontrata la positività al coronavirus vengono ora trasferite tra Cattinara e La Salus, dove abbiamo il reparto Covid per evitare che il virus si propaghi, puntualizza il direttore generale Davide Gregori. In queste ore stiamo tamponando pazienti e personale utilizzando il nostro laboratorio, così da ridurre il più possibile i tempi. Va detto, rileva, che in questo periodo abbiamo messo in campo tutto ciò che era possibile fare per evitare i contagi. Purtroppo il virus è infido. Test su tutti, dunque, iniziando dal reparto contaminato. Questa è la notizia, appunto, che riguarda la Pineta del Carso. Allora, ancora si torna a parlare della possibile riapertura dei cinema, posti cuscinetto e biglietti online, ma per i cinema resta il rebus data. Anche a Trieste i gestori delle sale attendono di conoscere il giorno della ripartenza e intanto riadattano le strutture. Allora, ancora questo approfondimento, poi il punto sui controlli delle forze dell'ordine, ne parlavamo prima, un altro positivo denunciato, colto a passeggiare per strada. Positivo al coronavirus, costretto a un periodo di quarantena nella propria abitazione, ma pizzicato tranquillamente a passeggio per strada. È accaduto a Trieste, inevitabile la denuncia, non è la prima volta che accade nel capoluogo. Il caso, anche stavolta, emerge dalle operazioni di controllo delle forze dell'ordine messe a segno nell'intero territorio regionale. Tirando le somme, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza, nell'ambito degli accertamenti sul rispetto delle misure di contenimento del virus, hanno fermato in tutto 3.124 persone. Di queste, 60 sono state sanzionate per inosservanza delle misure anticontagio e una è stata denunciata per aver dichiarato il falso nel modulo di autocertificazione. Nel corso delle verifiche, inoltre, 63 cittadini sono stati denunciati per altri reati. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, sono state passate al setaccio 1.508 realtà, di cui 368 solo a Trieste, tra negozi, bar, ristoranti e quant'altro. Non è stata riscontrata alcuna irregolarità, quindi questa è una buona notizia per quanto riguarda, appunto, le attività che hanno potuto riprendere. Allora, il lavoro. L'Ateneo di Trieste rinvia la fase 2, decisioni solo fra due settimane. Il rettore di Lenarda ha scritto al personale: la modalità di lavoro ordinaria rimane quella agile. Il rischio di una nuova crescita dei contagi è reale. Corsi, esami e lauree sempre a distanza, quindi rimane l'attività a distanza. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno, sono Paola. Paola, buongiorno. Buongiorno, intanto volevo farle gli auguri, anche se in ritardo. Grazie. Ma non era possibile, la linea era un po' ok, sempre tutti i complimenti a voi, possibili e immaginabili. Grazie, cara. Una domanda, io ho cercato di trovarlo nell'ordinanza, ma non trovo. Allora, mio figlio, che sì, si può andare, vorrebbe andare a pesca sabato pomeriggio, sì, sera, insomma, mm-hmm, indifferente, qui vicino. Mm-hmm. E per il tragitto può portare un amico? Che in questo momento non può usare la sua patente, naturalmente con le distanze di sicurezza, l'amico seduto dietro, poi sul posto saranno distanti, naturalmente, no? Ho capito. Allora, per accompagnarlo a fare attività sportiva, sì, è vero, questo non è chiaro perché si è parlato di persone conviventi, no? di congiunti conviventi, per andare nella stessa automobile seduti accanto, però dice lei, l'amico si siederebbe nella sedile posteriore con la mascherina, sempre rispettando il distanziamento. Sì, in questo caso. Anche perché questo ragazzo in questo momento non può far l'uso della sua patente per problemi antecedenti al corona.
Ho capito. Guardi, non vorrei appunto che fosse un caso talmente particolare che magari che gli farebbe rischiare una sanzione, non lo so, quindi forse Conviene sarebbe chiamare i vigili? meglio, sì, secondo me sì, perché appunto nell'ordinanza non si parla di amici, si parla di persone appunto con cui si può fare lo sport, l'attività sportiva, Difatti cercavo, ma. conviventi, no? E quindi non è indicato, quindi sarei in dubbio anch'io, glielo dico sinceramente. Provi magari a sentire i vigili per capire se è possibile farlo senza incorrere in qualche multa, ecco. Ok, di nuovo Grazie, grazie mille, di nuovo grazie a Guloni lei. e Grazie complimenti. Paola, buona giornata. E allora, c'è un'altra telefonata, però fra poco dobbiamo fermarci. Ecco, allora anticipiamo un attimo la pubblicità, dobbiamo fermarci e ci vediamo subito dopo, per l'ultima mezz'oretta insieme. Poi naturalmente, come sempre, c'è, lo spazio, alla rete, quindi ai nostri consueti appuntamenti. Per oggi anticiperemo un po', il rientro in edizione straordinaria per seguire un'importante conferenza stampa del presidente Fedriga, del sindaco di Piazza e del prefetto Valenti. Quindi vedremo poi tutte le scadenze della giornata di oggi. Quindi ci fermiamo per la pubblicità. A fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, come vi dicevo prima della pubblicità, oggi anticiperemo di un'ora la ripresa della edizione straordinaria per seguire in diretta dalle 11.30 la conferenza stampa per fare il punto proprio sull'emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e sugli effetti poi dell'ordinanza numero 12 con il governatore Massimiliano Fedriga, il vicegovernatore Riccardi, il commissario del governo e prefetto di Trieste Valerio Valenti e il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Quindi questo è l'appuntamento che seguiremo anche noi, quindi a partire dalle 11.30. Allora, questo è solo appunto per oggi in occasione di questa conferenza stampa. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Anna Maria, Anna Maria. parlo dalla zona di San Dorligo della Valle. Buongiorno. Stamattina abbiamo avuto un bel risveglio. Che è successo? No, non è possibile con tutti questi migranti, Ah, ho capito. stravaccati per strada, i bambini non vogliono uscire. Ma scherziamo, dove è sto governo? Capito. No, è una schifezza da vedere, perché loro hanno le mascherine, hanno tutte, i nostri non hanno neanche cosa mangiare, Ho perché le casse capito. integrazioni non arriva. Avete ancora avuto, insomma, visto dei rintracci di migranti, di un gruppo di Mamma mia, migranti? rintracci, Sì. 60 ce ne saranno qua per terra distirati con le camionette dei militari, la polizia e i Ho carabinieri. capito. Grazie della segnalazione, Anna Maria, riporteremo la notizia sicuramente. Date la Grazie. notizia, perché non è Certo, possibile, certo. i miei nipotini non vogliono neanche uscire di casa. Va bene, grazie, grazie signora della segnalazione. Verificheremo Spero che il appunto. tuo governo faccia qualcosa, perché siamo noi che li manteniamo. Allora, grazie alla signora Anna Maria per averci segnalato questo, insomma capiamo anche la sua indignazione, c'è effettivamente la notizia, ad esempio su Trieste Prima, vediamo appunto, scusate, c'è. La pubblicità. Allora, dunque, migranti, altri 20 rintracci all'alba a San Dorligo. La situazione sta diventando insostenibile, dice il sindacato FSP di polizia. Anche oggi nuovi 20 rintracci di primo mattino nella zona di San Dorligo, lo denunciano i segretari del sindacato di polizia FSP Alessio e Viterbo. Ormai l'afflusso sta diventando impossibile da gestire, bisogna proprio dire che i colleghi della polizia di frontiera, quelli del Gabinetto di Polizia Scientifica stanno facendo i miracoli, rischiando di contrarre malattie in una maniera inaccettabile. Questa è la protesta dei sindacati. Anche la politica ha accolto, grazie all'onorevole Gava della Lega, la nostra richiesta d'aiuto. Ha proposto un question time al governo che si discuterà mercoledì. Questo ci fa sapere appunto il sindacato FSP e ci sono stati effettivamente, come ha detto la signora Anna Maria, altri rintracci.
Allora, andiamo ancora a vedere le vostre richieste. Dunque, Nevio ci scrive: sotto i barbari a Trieste esistevano i famosi Vespasiani, ancora questo tipo di richiesta, in vari punti della città che servivano per gli uomini, ma soprattutto per gli anziani. Inoltre hanno chiuso i gabinetti che stavano in barriera fronte alla Pescheria, nel palazzo dell'Anagrafe. Mi chiedo, ma il comune di Trieste non gli piacciono i gabinetti per dare un servizio ai cittadini? Di quello abbiamo già parlato anche con il consigliere. Con il consigliere Cason. Si mandi ancora, vabbè, questo è un altro invito. Insomma, c'era Franz che invitava a mandare in regione all'INPS una task force per controllare e sveltire le pratiche. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno Buongiorno. a lei. Volevo solo. Buongiorno. Buongiorno Laura, siete stupenda. Volevo solo una semplice domanda. Ci posso andare prossima settimana con autobus Santa Croce a fare una passeggiata? Se può andare a Santa Croce con l'autobus a fare una passeggiata? Sì. Sì, come no, certo, può farlo. Ok, solo volevo questo perché non ero sicura se posso andare con autobus e volevo sapere se si può fare questo, solo per questo ho chiamato, così essere sicura e poi posso andare prossima settimana. Anche questa può andare. Cioè lo può già Ah, anche fare, questo, va lo può bene. già fare, non avevo capito che aveva detto la prossima settimana, no, lo può già fare, sì, può usare un Va mezzo per andare, bene, sì, va bene. Grazie grazie. mille, buona giornata e siete troppo buoni e stupenda persona. Grazie Grazie mille. a lei e buona giornata, Anche per una lei, buona passeggiata giornata. naturalmente compresa nell'attività motoria, no, immagino, quindi sì, Va questo è bene, possibile grazie fare. mille. Grazie, grazie. Grazie tanto. Grazie a lei. Allora, andiamo ancora avanti. Dunque, torniamo ancora a leggere le notizie sui giornali. Però c'è un'altra telefonata, credo. Allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Pronto, c'è qualcuno in linea con noi? È caduta la linea. Allora, ne abbiamo parlato nel governo e lite sui migranti e colf. La ministra Bellanova, sanatoria ora o lascio. Nuova sfida dei renziani a Conte. Oggi il vertice tra il presidente, possiamo vedere anche il giornale, del Consiglio e Italia Viva. Rosato, esecutivo ostile. Allora, andiamo a vedere proprio la notizia. Non so se è possibile appunto far vedere il giornale in diretta mentre lo leggo. No, evidentemente no. Allora, sarà una giornata faticosa per Giuseppe Conte. Toccherà al Presidente del Consiglio oggi cercare una tregua tra i partiti della coalizione. E la discussione rischia di andare ben oltre il tema della regolarizzazione dei migranti che lavorano nei campi. Questo è l'attacco dell'articolo che non riusciamo a farvi vedere. Allora, vado a vedere, allora approfitto di questo per vedere se ci sono altre vostre mail che arrivano. Dunque, ecco sì, dunque. Sono la signora Maria, devo accompagnare mia figlia che non può guidare a casa del fidanzato. Possono fermarmi e multarmi? No, fra l'altro sua figlia immagino sia convivente con lei, quindi fra l'altro non credo ci sia possibilità appunto per uno spostamento in macchina con sua figlia. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Io vi ringrazio sempre perché... Pronto? Sì, ecco, non si sentiva bene. Ah, mi scusi. Buongiorno. Guardi, ho preso il giornale oggi, Sì. sono contento per chi telefona che non ha problemi economici, diciamo, perché telefonano se possono andare nelle seconde case, in barca, commercio, 23.000 in bilico, un miraggio, l'assegno di cassa. Allora, quelli che con i buoni pasto
devono fare una trafila per avere i buoni pasto e certo, il comune dovrebbe già sapere sì. tutti quelli che ne hanno bisogno, quelli che chiedono l'assegno, quelli che sono in cassa integrazione che non prendono i soldi o prendono a spizzico marifico. Insomma, cominciamo a parlare dei problemi reali, della quotidianità della gente che non ha più soldi per far, neanche per prendere il pane. Chiaro. Questo certo. cominciamo a parlare alla mattina, poi le cose così dilettevoli, chiamiamole così, parliamo la sera, facciamo qua se posso portare un cane o posso portarne due o posso portarne tre, posso andare a prendere il cane della vicina, sì. posso andare al bagno, quando potrò andare al bagno, certo. quando aprono il pedocin, ma ecco. dai, ma dai, cioè, è mezzo paese in ginocchio. Sì. Ieri sera un imprenditore di Napoli si è suicidato perché non aveva più soldi per pagare i dipendenti. Ha ragione. No, siccome anche a Varino, là come cacchio si chiama, siamo al servizio dei cittadini. Ma che cacchio di servizio? Allora, queste ultime parole insomma ha fatto bene evidentemente in regia a sfumare, perché insomma invettive non le accogliamo, però era condivisibile insomma tutto quello che aveva detto fino a un certo punto, il fatto che i veri problemi sono effettivamente questi, sono quelli dell'economia, della ripartenza in questo momento. Poi ci sono anche i piccoli problemi, però, se mi permette il Signore, di sopravvivenza quotidiana e anche di un certo disorientamento da parte delle persone che magari fanno riferimento a noi per avere anche soltanto così un contatto, una consolazione. Insomma, ci occupiamo di tanti problemi più o meno seri, però insomma cerchiamo di dare spazio a tutti. Questo sicuramente non può essere oggetto di critica da parte di nessuno. Allora, c'è Gianluca che ci scrive: buongiorno Laura, io come tanti altri triestini concordo la chiusura delle domeniche nei festivi dei supermercati in modo da far riposare quella categoria. Questo ci scrive Gianluca. Poi invece Michela dice: buongiorno, vorrei sapere se le frontiere sono aperte, se si può andare in Romania, da quando è possibile passare oltre il confine o perso il lavoro e qua non ho lavoro, vorrei tornare a casa in Romania. Grazie. Allora, le frontiere non sono aperte, nel senso che però comunque determinati viaggi si possono fare. Se lei ha esigenze di tornare nel suo paese, si informi con appunto direttamente, eventualmente l'ambasciata insomma del suo paese qui in Italia, per capire come può compiere questo viaggio. Abbiamo detto più volte insomma che i confini sono ancora chiusi per spostarsi, poi si tratta di capire se è possibile per il momento che lei ritorni nel suo paese d'origine o se questo spostamento ancora non è consentito. Cercheremo di rispondere magari con più certezza prima possibile. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Volevo solo un'informazione, per favore. Prego, signora, dica. Se sono aperti gli uffici della UIL. Aperti gli uffici? Sì, per fare per prenotare per il 7:30. Sì, ci sono, ma quali in particolare? Il CAF? Quello di via Polonio. Ah, della UIL, allora, ho capito. Della UIL, sì. Non avevo capito bene. Non è riuscita a telefonare per no, sapere se... No, non rispondono. Non rispondono. Allora, a me risultava che erano aperti il patronato oppure il CAF? Per il 7:30 credo il CAF, no? Della UIL. Non so dove si prenota per il 7:30, non so, penso che... Sì, allora vediamo se... Perché ho due numeri, nessuno dei due mi risponde. Ho capito. Allora, un attimo solo. Oggi risulta aperto, però credo che funzioni sempre per appuntamento. Se vuole lascio il numero, è il 638251, non so se è quello che anche lei... Guardi, io ho due numeri qua, però nessuno mi risponde. 638151,
Poi ho 6, 3, no, 8, è un 6, 4, 3, 5, 8, 1, 2, no? signora, è 6, 3, 8, 2, 5, 1. Forse aspetta, forse ho sbagliato il numero, me lo detta di nuovo, per favore. 040 sì. 63 8 63 82 82 51 81 No, 51. Ah, 51. Mi scusi, ma sì. La sento pianissimo. Allora, 63 82 51. Questo okay. È il numero della CAF WIL di Trieste, di Via Polonio. Ho provi capito. A vedere, però risulta aperto, quindi... Ma volevo, andavo di persona, visto che sono in città. È meglio telefonare però, perché so che ricevono, ma solo su appuntamento. Ah, ho capito. Chiaro. Grazie tante. Grazie, buona ciao, giornata. Ciao, grazie, grazie. Tante, ciao. Allora, vi ricordo ancora una volta che oggi anticipiamo la... ripartenza della nostra edizione straordinaria del telegiornale per seguire in diretta da Via dell'Orologio, da sede regionale di Piazza Unità, in sostanza alle 11.30 la conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e per gli effetti dell'ordinanza 12 con il governatore Fedriga, il vicegovernatore Riccardi, il commissario di governo e prefetto di Trieste Valenti e il sindaco Roberto Di Piazza. Questa quindi l'anticipazione, di solito ricominciamo intorno alle 12.30, oggi lo facciamo un'ora prima proprio per seguire in diretta questa conferenza stampa molto importante e interessante per tutta la regione. Allora andiamo ancora avanti, dicevo prima, a leggere alcune notizie. Insomma, il signore prima faceva riferimento al tracollo del terziario, in fumo 2,2 miliardi, in 23.000 tremano per il loro impiego, le stime da incubo di Confcommercio Friuli Venezia Giulia sulla base dell'indagine di Format Research, picco della crisi a giugno. Questo era il titolo, purtroppo non avete potuto vederlo, allora, però ne abbiamo parlato insomma, molto nel corso della nostra puntata di questa mattina. Volevo ancora concentrarmi su un'altra questione, sul terremoto e i 44 anni dell'anniversario di ieri. Ieri fra l'altro abbiamo anche sentito il vicario episcopale Don Ettore Malnati, Monsignor Malnati, che fu tra i primi nel lontano 76 a intervenire in Friuli insieme anche a un gruppo di triestini per soccorrere la popolazione provata dal terremoto appunto del 6 maggio del 76. Oggi sul piccolo troviamo anche una ricostruzione, non vedo nulla appunto nello schermo, non so se è possibile far vedere appunto o il giornale oppure rivedere il nostro servizio realizzato ieri pomeriggio dal nostro Umberto Bosazzi con questa lunga intervista a Don Ettore Malnati, che abbiamo riassunto ed estratto appunto in un breve servizio in cui ci ricorda Don Ettore Malnati soprattutto l'aspetto della solidarietà da parte dei triestini per le popolazioni friulane, ma anche quello che lui stesso ha imparato dai friulani nell'affrontare questo momento difficile. Ecco, allora possiamo rivedere il servizio andato in onda ieri. La sera di quel 6 maggio io mi trovavo a Piazza Ponte Rosso per un incontro di formazione con la FUCI. Alle 9 abbiamo saputo e abbiamo sentito anche la scossa, siamo scesi in piazza, abbiamo girato tutta Trieste. Abbiamo visto le persone che scendevano dalle case con le coperte, andare nelle macchine. Alle 4 di mattina con i giovani della FUCI siamo partiti per il Friuli. Siamo andati in curia da Monsignor Battisti e ci ha indicato la zona di Artegna, poi Flaipano, Stella e Tarcento. Ecco, poi abbiamo coinvolto, i ragazzi della FUCI hanno coinvolto sotto un po' il mio coordinamento, sia gli artigiani di Trieste, sia i cassaintegrati della Vetrobel. Dunque, in tutto il periodo che siamo stati da maggio fino all'ultima scossa
di settembre, poi abbiamo accompagnato a Lignano e a Grado gli abitanti, ci siamo poi trasferiti in un'altra zona che ci ha indicato la diocesi di Udine, e poi devo dire che Trieste è stata generosissima, in modo particolare parlo di questi operai della ex Vetrobel, poi devo ringraziare la caserma di Via Rossetti che ci ha dato la cucina, le tende, eccetera. Quindi ci siamo veramente messi a servizio e devo dire che ho imparato molto dalle genti friulane, la loro pazienza e poi soprattutto anche l'onestà e la modestia nel tirar su quello che potevano tirar su. Questo quindi il ricordo di quella tragica sera del 6 maggio del 1976. Allora andiamo ancora a leggere un pochino i giornali, ricordandovi appunto l'anticipo e quindi il fatto che seguiremo la conferenza stampa dei vertici regionali del prefetto e del sindaco alle 11.30, quindi la daremo in diretta. Dunque andiamo a vedere ancora le altre notizie che sono contenute oggi nel quotidiano locale, in particolare nel Piccolo. C'è un'analisi sul panorama immobiliare in città, dal mini alloggio alla villa, l'impennata del mercato delle nude proprietà, questo è il titolo del quotidiano. Poi le agenzie riprendono le visite con i clienti, mascherina d'ordinanza e non più di 20 minuti. Questa è la novità, insomma, della ripresa, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Ancora il centrodestra all'attacco sui migranti, l'opposizione fumo negli occhi. Questa è la richiesta di audizione del prefetto e del questore, centrosinistra e 5 Stelle, ci sono altri problemi reali. Insomma, si torna a discutere di questo che pare tornare alla ribalta come problema pressante, questo appunto del flusso di migranti sulla rotta balcanica. Ancora si parla del centro congressi, la leadership di Bravar vicina ai titoli di coda, lo scenario più probabile in vista dell'assemblea del 15 e il disimpegno del primo azionista dagli incarichi operativi dei lavori che proseguono per la costruzione del centro congressi, abbiamo parlato proprio ieri. Poi ancora l'ex filo drammatico, vittima di un altro crollo, blindata via degli artisti, stavolta a cedere è stato un abbaino, pompieri e vigili hanno transennato l'area, la proprietà chiamata alla messa in sicurezza. Allora, queste alcune appunto delle notizie, questa l'abbiamo riportata anche noi, vagone storico a fuoco, con le immagini che ci avevano inviato gli stessi vigili del fuoco, un vagone ferroviario dismesso è andato a fuoco ieri pomeriggio nella stazione di Campo Marzio, le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Appunto sono state spente dai vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto anche polizia, capitaneria e personale delle Ferrovie dello Stato. Il vagone risalente al 1950 era in custodia al museo ferroviario, ancora ignote le cause del rogo. Questa era la notizia di ieri. Oggi abbiamo saputo invece di un aggiornamento di nuovi arrivi proprio per quanto riguarda la rotta balcanica appunto dei migranti, ce l'aveva segnalato anche una signora attraverso una sua telefonata. Allora rivediamo la notizia: migranti FSP, altri 20 rintracci all'alba a San Dorligo. I segretari del sindacato Alessio e Viterbo, i colleghi della polizia di frontiera e quelli della polizia scientifica stanno facendo i miracoli, rischiando eroicamente di contrarre malattie in una maniera inaccettabile. Di questi tempi c'è anche questo problema della sicurezza sul lavoro degli agenti che si occupano di questi casi. Fra l'altro c'è anche l'iniziativa che citano gli stessi segretari Alessio e Viterbo, l'iniziativa del parlamentare della Lega Gava, governo istituisca hotspot a Trieste per flussi irregolari. Oggi gli immigrati clandestini arrivati in Italia attraverso le rotte del Mediterraneo sono aumentati del 400%.
1% da 842 del 2019 ad oltre 4.000, il tutto nonostante l'emergenza Covid, 200 ad aprile solo dalla rotta balcanica. Il confine italo-sloveno infatti da considerarsi a tutti gli effetti una zona a rischio per i continui ingressi illegali. Se infatti la polizia slovena ha blindato i confini con l'Italia, questo governo non ha fatto nulla, scrive Gava, per gestire la rotta migratoria di origine balcanica. Per questo ho presentato un'interrogazione per chiedere al governo di istituire quanto prima un hotspot a Trieste per fermare i flussi migratori illegali dalla Slovenia, utilizzando anche uno dei due velivoli già in dotazione alla Polizia di Venezia. Allo stesso tempo chiediamo di potenziare, scrive ancora Gava, l'ufficio immigrazione della Questura e il gabinetto provinciale di Polizia Scientifica di Trieste. Insomma, questa è la richiesta forte che arriva dal parlamentare della Lega. Allora, ancora torniamo a leggere invece le mail. C'è Tiziana che ci scrive: scrive, desideravo fare un complimento all'insegnante di ginnastica dolce, molto tranquilla, chiara nelle sue spiegazioni, trasmette la voglia di far ginnastica pur essendo movimenti semplici che si fanno a casa. Grazie Tiziana, le faremo sapere insomma le informazioni che ci chiede, la palestra in cui svolge l'attività di insegnamento, ma non è qui. Poi ancora desidero dire un grazie a noi, insomma, di Tele 4, anche se non abito in Friuli Venezia Giulia, vi ascolto da due mesi, grazie Giulia per questo ringraziamento, ci fa molto piacere. Allora, andiamo ancora a terminare, vi ricordo ancora una volta che alle 11:30 ci colleghiamo nuovamente in diretta, quindi diretta straordinaria con inizio alle 11:30 per seguire in diretta la conferenza stampa, una conferenza stampa annunciata nei giorni scorsi proprio per fare il punto sull'emergenza Covid-19 nella nostra regione in Friuli Venezia Giulia e anche sugli effetti dell'ultima ordinanza del Presidente della Giunta regionale. Quindi saranno presenti per illustrare tutte queste novità e anche immagino per chiarire vari dubbi il Governatore Massimiliano Fedriga, il Vice Governatore Riccardo Riccardi, il Commissario di Governo e Prefetto di Trieste Valerio Valenti e il Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Quindi quest'oggi, insomma, soltanto per oggi dovremo interrompere un po' prima la nostra consueta programmazione, cercheremo comunque di recuperarla prossimamente per seguire questa conferenza stampa molto importante. Quindi io per il momento mi fermo qui, ringrazio tutti voi che ci avete seguito e quindi vi aspetto alle 11:30 per il proseguo della nostra diretta straordinaria, mentre Sveglia Trieste torna come sempre domani alla stessa ora, subito dopo la messa da Santa Marta di Papa Francesco. Grazie a tutti, allora buona mattinata e ci rivediamo alle 11:30.